Anche qui, sì, prego. Chiedo scusa per interrompere durante la conferenza. La mia domanda era sui personaggi che intervengono nella Genesi. In Genesi 2:22 è nominato Yahweh, giusto? Ma non mi pare, non vorrei sbagliare, che di aver sentito, di aver letto che Yahweh viene nominato in un tempo successivo. Quindi Non sbaglia. Quindi è sbagliata la Bibbia. è una delle tante contraddizioni A una... bibliche. Grazie mille. Nel senso che la Bibbia dice espressamente che il nome di Yahweh si cominciò ad invocarlo al tempo di Enosh, cioè al tempo del nipote di Adamo. Prima no. Lì invece c'è scritto che Yahweh partecipa alle operazioni precedenti. Ora, questo probabilmente fa parte del fatto che dal ritorno dell'esilio babilonese, i sacerdoti di Gerusalemme hanno inteso far diventare Yahweh il più importante degli Elohim, poi addirittura l'unico, e quindi l'hanno inserito dappertutto. E in molti casi non si sono accorti ovviamente della palese incongruenza. Prego? Assimilabile a Ishkur. Sì. Sì, quelle chiaramente sarebbero le dimensioni parallele, quelle dove scompare eventualmente. Potrebbero essere, esatto, sì. Poi volevo chiederti cosa pensi delle cosiddette apparizioni. Chi sono questi che vengono a fare le apparizioni? Domanda. Di certo non la Madonna. Difatti ci sono delle immagini che ho visto in giro, delle figure, che sembrano dei maschi. Hanno il fisico del maschio con Ma se noi l'occhio. prendiamo le prime descrizioni che i tre fanciullini hanno fatto della femminuccia che si è presentata a Fatima, con la Madonna non c'entrano assolutamente nulla. Era una piccolina vestita con una tuta aderentissima, teneva una sfera in mano e dopodiché l'iconografia è diventata quella ufficiale da quando la Chiesa ha preso in mano tutto, insomma. Su questa roba qui c'è un libro interessante di Laura Fezia che è Le apparizioni mariane, il grande imbroglio, che consiglierei di leggere perché ne analizza decine, ne vale la pena, insomma. Poi E qua, siamo qua, Mauro. Ciao Mauro, ci vediamo ogni tanto. Io è da 7 mesi che Chiedo sto. scusa? Ah no, niente. È da 7 mesi che sto cercando una risposta su questa cosa dei passaggi, perché appunto leggendo non solo la Bibbia, ma tutti ne parlano. E purtroppo adesso qui magari mi tiro dietro tutto il pubblico, però sono sempre più convinto che la realtà sia molto più concreta, quindi niente universi, niente mondi paralleli. E queste porte ci sono semplicemente oltre i muri del presunto Polo Sud, dove nessun esercito ti fa passare. Chi vuole informarsi cerca tranquillamente su YouTube, ci sono centinaia di video, sia in inglese che in italiano, che secondo me ridimensionano proprio tutto il concetto di pianeta Terra, pianeti, Ti stelle, riferisci al tutto. discorso della terra piatta, Esatto, insomma, sì. però è molto molto attinente, fatalità, sarà un caso, alle descrizioni che sia i Sumeri sia gli Egizi dicono di questi che andavano avanti e indietro per questi cancelli, cioè effettivamente erano delle cose fisiche ultra tecnologiche, noi non sappiamo, però ecco, secondo me Diciamo che dal mio qualcuno, punto di vista mi va bene lo stesso. certo, comunque qualcuno sa, ecco, quindi diciamo che a noi non lo Certo, dicono, certo, però certo. le domande che noi poveri mortali ci facciamo e ci faremo, tante persone, compresi i piloti degli aerei, probabilmente le sanno le risposte. Quindi Ok. cercherei qua, prima di andare nello spazio. Ma io per la verità non li cerco neppure, quindi diciamo che sono arrabbiato con i miei colleghi Elohim che se ne sono andati e mi hanno lasciato qui da solo a fare sto lavoro. Dunque, seguite voi le mani perché io non. Ciao Mauro, scusa. Ciao. È una domanda che riguarda i comandamenti, ti ricordi? Il settimo, ottavo, il prossimo tuo, roba lì. Ma già in italiano prossimo vuol dire vicino a te, non vuol dire un altro distante. Il tuo prossimo come Prossima Centauri, in qualsiasi lingua. Certo. Quindi non è che scomodiamo, amiamo il prossimo tuo, il mondo a 2000 km. Quindi basta leggere testualmente, ama il tuo prossimo, cioè quello che ti è accanto. Certo. Cioè non serve neanche spiegarlo, secondo me, Oppure se proprio. vogliamo fare una battuta, visto che questo non riesco ad amarlo, amo poi il prossimo. Sì, a me perché proprio culo.
Grazie. Prego. Buongiorno professore. Dove siamo? Avrei una domanda circa lo Stargate che ha menzionato prima. Ah là, ok, non lo stavo cercando. Scusi, qui per questo. Ma mi tocca fare un po' di fatica, mi hanno messo in piedi, ecco. Può dirci qualcosa in più riguardo a questo Stargate, no? Allora, quando si parla di altre forme di vita, cioè di extraterrestri, si deve tenere presente che le stelle, si presuppone che vengano fuori dal, che gli Elohim provengano fuori dal sistema solare, che le stelle sono molto distanti. Le faccio un esempio. Alla velocità della luce, cioè a 300.000 km al secondo, farei il giro della Terra 7 volte, cioè 7 volte in un secondo. La stella più vicina al Sole, cioè la stella più vicina alla Terra dopo il Sole è la Proxima Centauri, distante 4 anni luce, tipo 38.000 miliardi di secondi. Cioè un viaggiatore alla velocità della luce, cioè a 300.000 km al secondo, deve viaggiare per 4 anni per arrivare alla Terra. Secondo la teoria della relatività generale, il C, la famosa C, cioè la velocità della luce, è una costante. Allora, qualcuno ha detto che nell'universo ci sono queste scorciatoie, chiamiamole wormhole, no? Penso che il richiamo da lei fatto si riferisce a quello, insomma. Se non sbaglio, ci può dire qualcosa in più? Cosa hanno detto gli studiosi, insomma, dell'Università di Napoli? Ah, io ho soltanto l'articolo lì. Comunque, voglio dire, questi sono i ragionamenti che giustamente noi facciamo sulla base delle cose che conosciamo. Sì. Ma se noi, per esempio, partiamo dalla ipotesi, e nell'ipotesi c'è, poi la tecnologia manca ancora, quella della curvatura spazio-temporale, allora noi miliardi di chilometri li riduciamo a niente. Cioè, invece di viaggiare di qui a lì, con i motori a curvatura si fa così. Passo di lì a lì e poi rilascio. I motori a curvatura, dal punto di vista teorico, esistono già. Non esistono ancora dal punto di vista pratico, almeno a quel che ci ha dato sapere. Quindi in realtà, come dire, noi non sapremo come viaggeremo tra 100 anni o tra 1000 anni. Per cui noi giustamente facciamo i ragionamenti sulle conoscenze di cui disponiamo adesso. C'è una cosa che mi colpisce molto, che le primissime puntate della saga di Star Trek avevano tutta la tecnologia che abbiamo noi oggi, tutta. Dai satellitari a... Noi adesso abbiamo iniziato a sperimentare il teletrasporto, ma in realtà siamo molto più avanti di quel che si dice, e lì hanno i motori a curvatura. Allora, posso, per posso, cui io penso che prima o poi ci arriveremo. Posso fare un'obiezione a questo? Sì, sì, come no, certo, l'unico, siamo al campo dell'ipotesi. Sì. L'unico oggetto nell'universo capace di piegare il tessuto spazio-temporale è un buco nero. Un buco nero ha una massa mediamente minima 3 volte superiore a quella del Sole. Cioè, detto diversamente, qua si parla di motori a curvatura, però diciamo che l'unico modo che si ha per curvare lo spazio-tempo sarebbe la massa. Cioè la gravità, secondo la scienza, non è altro che la distorsione del tessuto spazio-temporale dovuta alla gravità. Quindi, non so, magari sono troppo coi piedi per terra, non riesco a far finta che, però in base alle conoscenze scientifiche oggi esistenti, si può affermare che quello che dice lei è, non dico impossibile, però altamente improbabile. Certo. Avevo un'altra domanda riguardo al suo primo richiamo degli atti 5, nonché di Matteo 19. La pregherei di limitare a una domanda, altrimenti tutte le persone non riescono a fare la propria domanda. L'ultima domanda, se il professore mi concede, se non lascio il professore, concediamo l'ultima domanda? Cioè, io non, cioè per me va bene. Sì, io pregherei. Cioè, per me non cambia nulla, solo per gli altri. Voglio solo leggere il passo per intero. Sì. Atti Matteo 19, no? Allora, io studio legge. Sono Atti o Matteo 19? Matteo 19 e Atti il capitolo 5. Ah, ok, sì. Ecco, se lei... Allora, io studio legge, quindi so perfettamente la differenza che c'è tra un comando generale ad astratto la differenza che c'è tra un comando generale ed astratto è un comando concreto. Nel Matteo 19 Gesù si rivolge al giovane ricco dicendogli
che per entrare nel regno dei cieli, diciamo così, anzi la leggo direttamente. Allora sentiamo, questa è la nuova riveduta di Luzzi. E Gesù gli rispose: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane gli rispose: tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va e vendi ciò che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ovviamente il giovane non si priva dei suoi beni materiali per seguire il Cristo. Ovviamente il comando va e vendi e dà tutto ai poveri è un comando ristretto al caso, al contesto. Se noi andiamo in Atti numero 5... Io vorrei pregarla di non convogliare su di lei tutta la conferenza, sì, altrimenti non riusciamo a dare spazio a chi ha una domanda da fare. Allora, l'ultima e dopo lascio. Sì, era l'ultima anche prima, ma la prego. No, avevo citato entrambe, comunque. Vabbè, la lascio, dai. No, se è breve, se sta per... No, voglio soltanto leggere, guarda. Ma un uomo di nome Anania con Safira, sua moglie, vendette una proprietà. E tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie. Un'altra parte la consegnò, depositandola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere a te parte del prezzo? Ma dopo, ecco qua arrivo. La domanda arriva. Mi dispiace, ma vede, stiamo... Ecco, se questo non si vendeva, non restava tuo... E una volta venduto il ricavato non era a tua disposizione, perché ti sei messo in cuore questa cosa? La domanda è questa: non è che decontestualizziamo un po' troppo almeno i passi del Nuovo Testamento e dopo facciamo dei collegamenti troppo decontestualizzati, perché nel passo da me letto non si evince che c'era un comandamento di vendere e donare il ricavato ai poveri o di darlo agli apostoli. Grazie. Ok. Non ho capito però qual è la domanda. No, davvero? Cioè, lui dice: vai, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri che erano loro. Qui in Atti 4 si dice che vendevano e portavano ricavato delle vendite mettendolo ai piedi degli apostoli. Qui dice: siccome non hai messo tutto ai nostri piedi, muori. Io ne leggo una successione logica, insomma. Poi... Ecco, qui tra l'altro c'è un concetto di nuovo curioso. Come si fa a mentire allo Spirito Santo? Non si può. Non si può neppure pensarlo. A meno che non abbia ragione il gesuita Jean Danielou, cardinale, accademico di Francia, docente di teologia, il quale scrive che lo Spirito Santo è la trasposizione cristiana della figura di Gabriele, e Gabriele era un uomo in carne ed ossa. Quindi se Gabriele era il capo, e adesso spiego perché, tra l'altro, vabbè, mi ha dato lo spunto per... Se Gabriele era il capo responsabile di questo movimento ed era uno in carne ed ossa, si poteva pensare di fregare uno in carne ed ossa. Non si poteva pensare di fregare invece lo Spirito di Dio, che invece teoricamente dovrebbe conoscere tutto. Ma che Gabriele fosse uno in carne ed ossa, non soltanto c'è nell'Antico Testamento, probabilmente c'è anche nel Nuovo Testamento. E adesso lo spiego. Però prima ci sono altre domande, se vogliamo farle. Io direi di lasciare una domanda, perché è da tempo che è in lista. Dopodiché forse c'è una domanda anche che Nicole vuole seguire. Vi pregherei di lasciar poi la parola ancora a Mauro Biglino, dopodiché riprenderemo con le domande. Mi raccomando, una domanda a testa breve. Grazie. E la domanda era se poteva fare un altro approfondimento anche con altri popoli sul fumo di Dio o degli dèi, insomma, di questi esseri qua. E visto che, insomma, non si sa se si avvicina questo pianeta al sistema solare, sembra,
e non è mai stato così, che ci sia così tante persone sul pianeta Terra, non è che abbiano bisogno di fumo quando loro arrivano. Allora, il discorso del fumo, lo dico per chi non sapesse, è relativo al fatto che nell'Antico Testamento c'è scritto che Yahweh voleva che gli si bruciasse un certo tipo di grasso delle vittime, perché il fumo prodotto da quel certo tipo di grasso lo calmava. Questo in Numeri 28, 29, insomma è scritto, non soltanto lì, adesso mi viene in mente quel capitolo, è scritto più volte. Nel libro La Bibbia non parla di Dio, pubblicato da Mondadori, ho fatto l'analisi parallela con i testi omerici, dove c'è esattamente la stessa cosa. Cioè gli dei greci volevano esattamente la stessa cosa che volevano gli Elohim biblici, cioè che una parte delle vittime venisse bruciata per produrre fumo di cui loro avevano in sostanza piacere, una sorta di bisogno fisico. Nell'ultimo libro Mondadori, il Falso Testamento, ho raccontato come questa cosa fosse presente addirittura presso i Celti, e lo stesso Strabone, che racconta dei sacrifici umani che facevano i Celti, dice che appunto li facevano perché questo fumo era molto appetibile per le loro divinità. Cioè le cosiddette divinità di tutto il pianeta Terra stranamente volevano annusare il fumo del grasso animale bruciato, ma fumo specifico. Volevano, lo dice Yahweh in Levitico 3, di questo sacrificio offrirai come sacrificio consumato dal fuoco, quindi la parte che deve essere consumata, in onore di Yahweh, il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi, al lobo del fegato che distaccherai dal di sopra dei reni. È Dio che parla, eh? Dio che parla. E in altri passi Dio dice: se trovate qualcuno che fa uso personale di quel grasso, lo ammazzate, perché quel grasso è mio. Presso gli dei romani, e c'è un libro che non so se ho qui, che ogni tanto ce l'avevo in borsa, sì, gli dei e religione dell'antica Roma di Gian Matteo Corrias, che è un accademico specializzato anche alla scuola degli alti studi di Parigi, dice che gli dei romani volevano l'omentum, e l'omentum è esattamente il grasso che copre le viscere. Cioè tutte le divinità dell'antichità volevano tutte esattamente la stessa cosa, volevano annusare il fumo derivante dalla bruciatura completa di quel grasso, perché questo li calmava. Questo è scritto chiaramente nella Bibbia, così come nella Bibbia è scritto chiaramente che durante le varie feste che lui ordinava, tra l'altro per avere quel fumo in casa sua tutti i giorni, lui aveva dato l'ordine che al mattino e alla sera doveva essere, quindi due agnelli al giorno, quindi al mattino e alla sera doveva essere ucciso un agnello tutti i giorni dell'anno, e con le viscere di quell'agnello si produceva quel fumo che doveva essere sempre presente in casa sua. Dopodiché, quando lui ha istituito il calendario delle feste, ha dato anche l'elenco degli animali che dovevano essere bruciati nel corso delle feste, ed è bello, bella una cosa, che lui dice: questi animali sono in aggiunta ai due agnelli, eh? Cioè i due agnelli li uccidete comunque, quando facciamo le feste in più aggiungete, uccidete questi animali, quindi con produzione di grandissima quantità di fumo. E durante quelle feste lui voleva che fosse sempre presente il cosiddetto shachar. Lo shachar, questa è una cosa, ho dedicato un capitolo nel primo libro Mondadori, e devo dire, quando l'ho consegnato non pensavo che Mondadori mi chiedesse di addolcirlo un po' come un'altra roba, invece non mi hanno chiesto assolutamente nulla, hanno pubblicato tutto ciò che ho scritto, e cioè in sostanza lui voleva una bevanda che ubriacasse, perché shachar in ebraico significa solo ubriacare, ubriacarsi, dire frasi senza senso. Quindi durante quelle grandi festività dove si celebravano le famose ecatombi, esattamente come quelle che si celebravano per le divinità greche, uguali, lui in più voleva questa bevanda alcolica che gli desse quel senso di piacevole stordimento, forse anche qualcosa di più. Ok? Anche qua. No, non è vero, non è vero.
Adesso facciamo fare la domanda al ragazzino allora, no, non siamo settari. Ti hanno detto ragazzino, ma lui dice che ha 21 anni, ha ragione di dirlo. Grazie. Allora, buongiorno prof. La mia domanda è forte. La mia domanda parte questa. Prima va detto che tutti i popoli del mondo parlano della stessa storia, di questi individui che non viene specificato da dove vengono qui, si dividono il territorio e poi ognuno cerca di sottrarre i territori dell'altro. Mentre la scienza accetta dicendo sì, l'universo può essere abitato da molti alieni, perché la storia non viene raccontata a scuola? Cioè, se lei ha fatto la Bibbia con l'Iliade e l'Odissea, ci dice che raccontano tutti la stessa storia, che tutti raccontano la stessa storia. Perché ancora adesso la storia, nei banchi di storia, cioè voglio dire nei banchi di scuola, non viene insegnato? Perché non vengono letti quei passi dove dimostra, ad esempio, nell'Iliade o l'Odissea che ci sono strumenti meccanici, o per esempio che tutte le divinità, detto tra parentesi, chiedevano le stesse cose come il fumo o l'oro? Cioè, perché la storia ancora non accetta questo? Lo accetterà, sono assolutamente sicuro, e data l'età che hai tu lo vedrai. Io non più, ma tu lo vedrai sicuramente. Perché la storia viene sempre fatta dai vincitori, e in particolare la storia dell'Occidente è stata scritta sotto il condizionamento della teologia, tutta. Anche la storia laica, Persino, prima la persona diceva sto studiando legge, no? Studio legge, sono avvocato, eccetera. Io sto facendo un lavoro con una docente di filosofia del diritto dell'Università Milano Bicocca. Sarà un libro che uscirà a quattro mani, nel quale documenteremo come la teologia 2017 condizioni in un modo feroce la giurisprudenza nazionale e internazionale. Se ci raccontassero la storia vera, ti sto spiegando, se ci raccontassero la storia vera cadrebbe tutto. Cadrebbe tutto ciò che hanno costruito, tutto. L'Italia che può avere lo Stato del Vaticano che lo condiziona, però gli altri paesi... Negli Stati Uniti, in God we trust, noi confidiamo in questo Dio, quello della Bibbia. Esistono da più di 200 anni, non hanno avuto un anno di pace, 200 anni solo di guerre, come lui. Bisognerebbe parlare a lungo di queste cose qui. Prego. Qui, una curiosità più che altro. In questo processo di encefalizzazione o di produzione di questi Adam, era previsto che tale modello di Adam arrivasse poi a parlare di Stargate, a ragionare sulla propria creazione, esistenza, e lo scopo ultimo di questi Adam è lavoratori bassa manovalanza o qualcos'altro? Allora, per quanto riguarda il Sapiens, sicuramente lavoratori bassa manovalanza. Per quanto riguarda gli Adam, invece, una specie molto più evoluta, molto più, anche ricca dal punto di vista del patrimonio genetico loro, tant'è che gli Adamiti, ma solo gli Adamiti, attenzione, vivevano molto a lungo, ma gli Adamiti, cioè non è che la Bibbia ci dice che l'umanità viveva 800-900 anni, gli Adamiti vivevano 800-900 anni, fino a quando, capitolo 6 della Genesi, loro non decidono di interrompere il rapporto con gli Adamiti, e da quel momento la vita degli Adamiti inesorabilmente si accorcia. Questo nella Bibbia è chiarissimo, cioè dal capitolo 6 della Genesi in avanti c'è una cesura, prima si viveva gli Adamiti, non il Sapiens, quindi diciamo sono due cose non diverse, nel senso che l'Adamita è dentro il Sapiens, ma l'Adamita non è tutto il Sapiens e il Sapiens non è l'Adamita, ok? Buonasera e complimenti. Buonasera. E complimenti. Grazie. Mi interessa, ho visto una sua chiacchierata con Ubaldo Croce, sì. Dove parlava di un popolo specifico sudamericano di cui mi sono dimenticato il nome, che sembra che all'interno del loro linguaggio... Ah, gli Aymara. Ecco, potrebbe approfondire un minuto sì, in più questa cosa? Sì, i linguisti che hanno
studiato questa lingua. Grazie. Di questo popolo indigeno lì sul lago Titicaca, dove quelli sono arrivati in gran numero, dicono che questa lingua gliel'ha data gli dèi, e i linguisti che l'hanno studiata, e poi c'è un aneddoto curioso che non c'entra niente con i linguisti, ma che mi ha raccontato un amico cileno, dicono che oltre a essere una lingua in sé, che sembra costruita al computer per le regole che ha, pare essere un codice per decodificare altre lingue o per fabbricare altre lingue, come se fosse una sorta di matrice. Questo mio amico cileno, lui è un esule dei tempi di Pinochet, eccetera, e mi raccontava che quando qui in Europa si riuniscono tra gli esule, appunto, ogni tanto si incontrano una volta all'anno, diceva la cosa di noi che ha sempre stupito tutti è che quando ci sono questi indios Aymara che vengono qui in Europa, che sono per lo più anche analfabeti, imparano qualunque lingua con una facilità incredibile. Cioè vanno in Germania e imparano il tedesco facilmente, vanno in Inghilterra e imparano l'inglese facilmente, vanno in Francia e imparano il francese, imparano l'italiano. È come se loro avessero dentro, e quindi forse potrebbe essere vero, una sorta di meccanismo base, di matrice, che decodifica rapidamente le altre lingue. Dice, non riusciamo a spiegarcelo perché tutti noi siamo più o meno gente che ha studiato, eccetera. Questi qui invece risultano essere per lo più anche degli alfabeti, ma imparano le lingue con una facilità incredibile. Quindi le due cose potrebbero spiegarsi l'una con l'altra, ok? Ma Aymara ha detto. Aymara. Ho una domanda qua, Mauro, con questo signore che... Sì. Sì, una domanda filologica molto semplice. Perché andare a analizzare un testo masoretico alto medievale manipolato, come dice giustamente lei, e non il testo greco della Bibbia dei 70, che il fatto che gli ebrei non lo riconoscono è scientificamente irrilevante? In realtà faccio tutti e due. È perché non ho mai visto vedere, sì, l'analisi del testo, sì, sì, no, interesserebbe. Allora, ecco. Certo, nel senso che in realtà faccio tutti e due, anche se come base ho scelto il masoretico, perché io per l'edizione di San Paolo traducevo dal masoretico e quindi ovviamente, diciamo, è di lì che io ho ricavato delle cose. Dopodiché, per esempio, nei libri Mondadori ho citato in alcuni passi anche la Bibbia, quella insomma dei 70, perché ci sono anche lì delle cose interessanti. Quindi in realtà bisognerebbe aver tempo per seguirle, bisognerebbe aver tempo appunto per dedicarsi allo studio di tutte. Il discorso della Bibbia dei 70 è che è stata costruita in un ambiente culturale, quello alessandrino, come scrive bene un docente americano che ne ha condotto uno studio, dice è stata costruita soprattutto per motivi culturali, perché gli ebrei che vivevano ad Alessandria vivevano una sorta di complesso, gli intellettuali ovviamente, vivevano una sorta di complesso nei confronti dei greci, che avevano una loro ricchissima letteratura e loro non avevano nulla. E quindi hanno fatto questa Bibbia in greco per dire anche noi abbiamo una letteratura antica. Quindi c'è, fra virgolette, questo vizio di forma, ecco. Fra virgolette, insomma. Comunque sì, certo, è interessante da seguire anche quella, ci mancherebbe. Cioè, non sapendo qual è quella vera, poi una cosa che a me piace fare è vedere i parallelismi tra il testo masoretico e i testi di Qumran, che sono i testi ebraico più antichi, e lì si vedono moltissime differenze, esattamente. A riprova del fatto che possiamo solo fare finta. Ho finito. Oh. Volevo chiederle una cosa. Lei ha iniziato dicendo che non sappiamo un tubo di questo libro della Bibbia, non sappiamo chi l'ha fatto, quando, che cosa. Vabbè, ci sono migliaia e migliaia di versioni, eccetera. Poi tutto a un tratto, e per la pars destruens sono d'accordo con lei, tutto a un tratto questo libro, che è un libraccio qualsiasi, diventa lo strumento per fare delle ipotesi così precise, così. Eva è stata operata, è stato fatto. Ma com'è che un libro che prima è un... Ho capito. E poi diventa il punto di partenza con altri libri poi egiziani per far arrivare degli alieni da migliaia di anni luce per raccontare tutte queste storielle. Grazie. Prego. Allora, la base di tutto è sempre il facciamo finta che. Allora,
Partiti dal presupposto, ostante il presupposto che se domani si decidesse che la Bibbia può essere buttata nel cassonetto della raccolta differenziata della carta e io sono il primo a farlo, ok? Dico, ma visto che da questo libro dipende il controllo almeno dei 2/3 dell'umanità, andiamo almeno a vedere cosa c'è scritto, sapendo che potrebbe essere una montagna colossale di balle. Quindi questo è sempre il presupposto. Per cui io non è che propongo delle verità, dico, leggendo ciò che c'è scritto ne ricavo questo, dopodiché è vero o non è vero, non lo so, perché il presupposto è facciamo finta che sia vero ciò che c'è scritto lì. Allora io dico, faccio finta che sia vero ciò che c'è scritto e vado a vedere ciò che c'è scritto. Se poi non è vero, sono assolutamente d'accordo con lei, buttiamo via tutto. Posso, io volevo chiedere riguardo il Natale. Nella Bibbia si parla del Natale come della nascita di Cristo, eccetera. In realtà la stessa identica cosa è detta anche per altri grandi maestri in tutto il mondo, di cui non ricordo adesso il nome, con le stesse date, gli stessi tempi, eccetera. E ho sentito dire che si rifà il tutto al sole, alle varie fasi del sole, eccetera, che è un po' una... come dire, un'allegoria che in realtà tutte queste religioni che parlano del Natale come della nascita dei loro maestri, eccetera, si rifanno tutti alla stessa origine, cioè all'adorazione del sole. È vero questo? Allora, è vero che quando hanno costruito la figura cristica hanno attinto dai culti allora più diffusi. E quindi, non sapendo quando è nato, ovviamente gli hanno attribuito una data per la natalità che potesse sovrapporsi a quella dei culti cosiddetti pagani su cui la Chiesa si doveva installare. Quindi hanno preso nel creare la figura cristica, cioè la figura del Cristo cristiano. Altra cosa è la figura del rabbi predicatore giudeo-messianista che forse potrebbe essere realmente esistito. Altra cosa, ripeto, è la figura cristica, che è quella a cui fa riferimento lei, per costruire la quale, per renderla accettabile nel mondo nel quale la dovevano, fra virgolette, vendere, cioè il mondo greco-romano di cultura ellenistica, ovviamente ci hanno messo dentro tutto ciò che hanno preso dai culti che allora erano diffusi e in questo modo l'hanno resa vendibile e quindi accettabile e acquistabile. Quindi questo è sicuramente vero, perché nessuno sa quando sia nato. Stabilito il fatto, supposto il fatto che sia realmente esistito. E anche qui a proposito... Ah no, prego. Salve, volevo chiederti se la Bibbia dice qualcosa sulla reincarnazione e cosa mi dici dei 40 almeno miracoli, episodi di miracoli citati dai Vangeli, in particolare sulla resurrezione. Allora. Coelet 3,19. La sorte degli uomini è la stessa di quella degli animali. Come muoiono questi, così muoiono quelli. Gli uni e gli altri hanno uno stesso soffio vitale, senza che l'uomo abbia nulla in più rispetto all'animale. Se gli uni e gli altri, sì, gli uni e gli altri sono vanità, essi vanno tutti verso lo stesso luogo. Gli uni e gli altri vengono dalla polvere, gli uni e gli altri tornano alla polvere. Quindi questo, ok? Tant'è che la Bibbia si occupa sempre soltanto di fatti qui. I miei amici ebrei della comunità ebraica di Torino mi dicevano noi dell'aldilà non sappiamo nulla perché il nostro non c'era mai parlato. Quindi per noi alla fine della vita il fatto di essere stato un uomo giusto, il premio è essere stato un uomo giusto, punto, finito. Cosa c'è dopo? Non sappiamo nulla. Ok? Chiudo di questo. Poi l'altro era? Tu stavi cominciando qualcosa, ti ho interrotto con la domanda. Se vuoi vado ancora avanti con le domande. Ma non lo so, io... Facciamo queste due domande. Facciamo queste due domande. Sì, dopo. Sì. Salve. Buonasera. Per quanto riguarda la fabbricazione dell'Adam, è dato sapere se gli Adam, questo gruppo d'élite, erano tutti geneticamente uguali
come fossero gemelli o erano diversi fra loro. La Bibbia non ci dice nulla. E quindi l'Eva, che è stata poi fatta prendendo qualcosa, è stato fatto questo intervento su un solo individuo, Adam, o su... non si sa. Allora, qui questa è una domanda che dovrebbe essere fatta a Pietro Buffa, nel senso che lui ci spiega molto bene tutta una serie di interventi che questi signori hanno fatto, compreso il fatto di mettere un blocco cromosomico in modo da evitare che ci fossero ancora commistioni sessuali con generazioni, con le specie precedenti. E quindi, per esempio, il passare dal 48 ai 46 cromosomi con la cosiddetta traslocazione robertsoniana, che ha unito i cromosomi 2 e 3 in un unico cromosoma, tra l'altro è avvenuto in un modo assolutamente, come dire, fortunoso, perché si è unito in un punto in cui non produceva nessun danno, l'individuo sarebbe sopravvissuto, cioè cose che in natura non possono avvenire, cioè la fusione di due cromosomi porta in genere alla morte dell'individuo. Invece, se questo fosse avvenuto casualmente, avremo un individuo maschio che nell'Africa ha avuto la traslocazione robertsoniana casualmente, un individuo femmina che ha avuto la traslocazione robertsoniana casualmente. Questi due si sono trovati nelle foreste, si sono uniti, hanno fatto dei figli, cioè tutta una roba statisticamente impossibile. Tant'è che questi genetisti dicono che questa roba qui poteva avvenire soltanto attraverso una clonazione condotta sotto controllo e solo dopo vengono rilasciati nel territorio, cioè dopo che se ne è prodotto un certo numero. Buonasera. Però dottor... qui siamo fuori dalla Bibbia, le ho dato una spiegazione extra. Buonasera. Dottor Dino. È la prima volta che ho l'occasione di seguire una sua conferenza, quindi spero sia indulgente con la mia domanda. Prima parlava delle apparizioni della Madonna. Io è da un po' di tempo che mi chiedo che fine ha fatto Gesù nella religione cristiana. Non se ne parla mai. Le apparizioni sono della Madonna, gli anni sono mariani, le consacrazioni sono alla Madonna. Perché c'è questa... Perché la Madonna è una figura materna molto tranquillizzante. E quindi bisogna dare conforto ai fedeli. È solo per questo? Sì, certo. È più facile rivolgersi ad una mamma a chiedere grazie che non rivolgersi ad un altro che comunque si presenta come un pochettino più duro. Poi, mentre l'altro è il figlio di Dio, lei è comunque una figura terrena, no? E quindi è più facile rivolgersi a lei. È un'operazione di marketing. È tutta operazione di marketing. Cioè, lì c'è un'azienda che ha l'amministratore delegato, il consiglio di amministrazione, gli alti dirigenti, dirigenti intermedi, i manovali, gli operai. Non ho capito cosa facciamo. Buonasera. Senta, volevo chiederle se secondo lei il Dio dell'Islam, Allah, era sempre Yahweh, se ci sono delle prove, ecco, a conferma di questo, oppure se era semplicemente uno degli altri Elohim, ecco. Allora, Allah, intanto, vabbè, lo sappiamo, è il termine arabo che corrisponde a Eloah o El ebraico, o agli Ilu Ilani nelle lingue semitiche orientali, quindi quelle, insomma, quelle della Mesopotamia. Se io guardo quello che dichiarano e che fanno certi seguaci di Allah, tipo l'Isis, io ci vedo la perfetta esecuzione degli ordini dello Yahweh biblico. Cioè, se io dovessi fare l'esempio di perfetti esecutori degli ordini di Yahweh, direi l'Isis. Non ne vedo di migliori. Cioè, nel senso che la Bibbia è piena di vi uccideremo sui vostri altari, abbatteremo i vostri luoghi sacri, berremo il vostro sangue. La radice è quella, non c'è niente da fare. La radice è quella. Per cui non ci dobbiamo stupire. Non ci dobbiamo, perché quel libro è così. Cioè, non è che noi parliamo della barbarie, no? Vabbè, poi qui sarebbe interessante, non so quanto tempo ancora, parlare proprio di questa figura del Dio cattivo e dire per esempio che cosa ne diceva un importantissimo giurista. Questo magari può interessare l'amico con il quale interloquivo prima. Prego. Quindi lei mi dice che era sempre Yahweh, cioè il personaggio che poi è diventato Allah. Sì, allora,
diciamo, gli è molto simile, ecco, di là puoi dire che sia lo stesso. Di qua è diventato Dio, ecco, ma era sempre. Esattamente, dire che sia lo stesso ovviamente non ho nessuna prova, nessuna, però sicuramente, cioè, io non ci vedo differenze, insomma. Non ci vedo differenze. Sì. Dottor Biglino, buonasera. Buonasera. Volevo chiedere una cosa, in Genesi 2:9 sì? Si parla dell'albero della conoscenza del bene e del male. Okay. Come lo intende lei? Grazie. Come lo intendono gli ebrei, come per esempio lo intende il biblista Amos Luzzatto, non è la conoscenza del bene e del male, nel senso che da quel momento lì in avanti uno sa quali sono le cose giuste e quali non sono le cose non giuste, ma è la conoscenza in senso biblico, cioè la sperimentazione sulla propria persona degli aspetti e delle conseguenze positive e negative della scelta che si è fatta. E lui dice, il termine ebraico lì che indica male, che è ra, non significa il male inteso come concetto, ma significa i problemi della fisiopatologia del corpo umano. Cioè loro hanno fatto l'esperienza di un qualcosa che non dovevano fare ed è per questo motivo che vengono allontanati. Tant'è che quando vengono allontanati, lui dice, insomma, l'Elohim dice ad Adamo, adesso quando vorrai mangiare saranno cavoli tuoi, perché finché stavi qui dentro con noi problemi di cibo mica li avevi. E a Eva dice, adesso capirai che fare figli fa molto male. Fa molto male perché finché stavi qui dentro, tu i figli non li dovevi fare, non era previsto. Li vuoi fare? Cavoli tuoi. Tant'è che per la femmina umana il parto è sempre un evento a rischio, cosa che non è negli altri animali. Perché noi, proprio per il motivo, per il metodo con cui siamo stati fabbricati, troppo in fretta, nasciamo malamente. Cioè noi nasciamo troppo presto rispetto a quando dovremmo nascere per lo sviluppo, ma non stiamo dentro di più perché la nostra testa non uscirebbe più se stessimo dentro altri 2 mesi. Quindi noi siamo condizionati da questa roba qui. E quindi loro lì gli dicono, adesso avete fatto questa scelta, sono cavoli vostri. Ok? E l'albero della vita, così completiamo, era probabilmente il luogo in cui si praticavano le tecniche per garantire la lunga durata della vita. Tant'è che quando gli Elohim vedono che l'Adam ha fatto quelle scelte, dicono proprio lì nel passo, dicono adesso l'Adam è diventato come uno di noi, plurale, per fortuna viene tradotto al plurale sempre, è diventato come uno di noi. Adesso che non abbia accesso anche all'albero della vita e quindi lo cacciano. Perché? Perché se avesse avuto accesso anche all'albero della vita sarebbe diventato pericoloso al punto da divenire incontrollabile e quindi, fra virgolette, Dio ne ha paura e lo allontana e mette all'unico ingresso del Gan Eden, che era a est, un qualcosa che blocca il ritorno, cioè lo mette lì a guardia in modo che non possano più rientrare. La cosa curiosa è che questi qui vivevano molto più a lungo rispetto agli adamiti, ma tanto di più. E come facevano a vivere molto di più? O ce l'avevano come struttura genetica oppure conoscevano delle tecniche per allungare la vita. Pensiamo all'epopea di Gilgamesh. Gilgamesh era figlio di uno di loro e di una di noi, cioè uno dei tanti mezzosangui di cui parla anche la Bibbia. Gilgamesh, quando vuole ottenere la cosiddetta vita eterna, cioè la vita molto lunga, cosa deve fare? Non è che si mette lì nel posto dov'è e invoca Dio perché gliela dia, ma si incammina per un lungo viaggio perché sa che se vuole avere la vita lunga deve andare in quel posto lì, perché se non va lì la vita lunga non gliela dà nessuno. È curioso questo aspetto. Cioè Adamo ed Eva vengono allontanati dal posto dove si dava la lunga vita. Gilgamesh, per avere la lunga vita, deve andare nel posto in cui la lunga vita veniva dispensata. È curioso questo fatto, cioè la lunga vita era legata a un punto fisico preciso, la si poteva ottenere lì. Ok? Sì, ciao Mauro. Ciao. Una domanda su Gesù. Dopo la resurrezione di Gesù, Gesù, prima di manifestarsi agli apostoli nell'appartamento dove abitavano... Ascolto, sto solo cercando i fogli sì, tranquillo. Per te.
Tranquillo, tranquillo. Prima di manifestarsi agli apostoli nell'appartamento dove abitavano, si è manifestato a Maria Maddalena, i Vangeli ci dicono che si è manifestato a Maria Maddalena e poi a due discepoli con la quale ha fatto anche un pezzo di strada insieme. Sia nel caso di Maria Maddalena e sia nel caso dei due discepoli non lo riconoscono. Non lo riconoscono. E lo riconoscono solo dopo che Gesù ha rivelato la sua identità. I Vangeli non ci dicono perché non lo riconobbero, perché in teoria l'aspetto dovrebbe essere sempre quello. Nei tuoi studi hai avuto modo di approfondire il motivo? Sì, e in quel libro lì c'è. Va bene, un motivo più per comprarlo. Però comunque ti do, ti do comunque un'anticipazione. Lo stesso bacio di Giuda serviva per identificarlo. Perché nei Vangeli apocrifi, che sono i Vangeli ai quali noi non dobbiamo credere, c'è scritto che lui era in grado di presentarsi in forme diverse. E se, sempre facendo finta, per carità, sempre facendo finta, è vera la successione logica che ha portato alla sua nascita e alcuni fatti che si sono verificati nel corso della sua vita, questo potrebbe avere una spiegazione. Adesso me ne racconto qualcuno e così rispondo anche, perché c'era la domanda sulla resurrezione alla quale non ho risposto. Mi è tornata, si è aperto il cassettino adesso. Nel Vangelo di Pietro, che è il Vangelo al quale noi non dobbiamo credere, si dice che della notte è arrivato un fascio di luce, ne sono scesi due individui, la porta si è aperta, i due individui sono entrati nel sepolcro, sono usciti in tre e il terzo veniva sorretto. Ma noi non ci dobbiamo credere perché è un Vangelo apocrifo. Capite? Entrano in due, escono in tre con uno che è sorretto perché da solo non camminava. È curiosa questa roba qui. Tenendo presente che un Gabriel va a visitare Elisabetta, la quale rimane subito dopo rimane incinta e ne nasce Giovanni Battista. Un Gabriel va a visitare Maria, lei rimane incinta e ne nasce Gesù. Due individui ai quali era stata affidata una missione messianica, ma dal punto di vista giudaico, cioè liberare Israele dal giogo romano. Giovanni Battista preparava la via a Gesù. Quando Maria rimane incinta, nel protovangelo di Giacomo c'è scritto che Giuseppe torna da una sua campagna di lavori di 6 mesi, trova Maria incinta, ovviamente si arrabbia molto, e dice: ma chi è che mi ha fatto questo? Che cosa dirò io al capo che me l'ha affidata? E dice: ma è successo a me, e questa è una frase bellissima, ciò che è successo ad Adamo, che aveva anche lui una sua compagna, poi è arrivato uno e gliel'ha sedotta? E Giuseppe temeva che Maria fosse stata sedotta da uno che si era fatto passare per un altro. Questo ovviamente è scritto nei Vangeli che noi non dobbiamo credere veri, anzi è meglio se non li leggiamo, perché poi ci vengono le domande. Perché nell'Antico Testamento c'è scritto che Eva viene tentata da questo Nahash, cioè da questo, fra virgolette, serpente. E lei poi rimane incinta. Nella letteratura ebraica extrabiblica c'è scritto che Eva ha avuto rapporto sessuale con questo Nahash. Anzi, addirittura in alcuni punti c'è scritto che lei è stata violentata da questo Nahash. E da questo rapporto sessuale è nato Caino, che era quindi figlio di uno di loro. Mentre Abele era figlio soltanto, di Adamo ed Eva. Quindi Abele rappresentava la linea geneticamente pura, Caino rappresentava una linea imbastardita. Caino uccide Abele e la cosa che devono fare è fare subito un altro figlio per ripristinare la linea genetica pura. E di nuovo lì si dice che Adamo ha fatto uno con la sua somiglianza. L'avrà fatto normalmente o l'avrà fatto di nuovo con un intervento di quelli lì? Perché di quelli lì di interventi ne facevano parecchi. Così ci racconta la Bibbia, ovviamente. Intervengono sulla moglie di Abramo e dopo che loro sono intervenuti lei rimane incinta.
intervengono sulla moglie di Isacco e dopo che loro sono intervenuti lei rimane incinta. Intervengono sulla madre di Sansone e lei rimane incinta. Intervengono sulla madre di Giovanni Battista, intervengono su Maria. Beniamino. Cioè intervenivano spesso quando loro interessava dare una sorta di ripartenza e intervenivano su delle femmine le quali dopo il loro intervento rimanevano incinte. E per esempio, su Noè, certamente, su Noè, me l'ero dimenticato, grazie. E quindi, per esempio, nel caso di Giacobbe ed Esaù, gli è pure scappato un parto gemellare. E la cosa interessante è che Giacobbe, essendo nato per secondo, viene sempre definito da Yahweh il mio primogenito, ma è nato per secondo. Ma i ginecologi ci spiegano che in un parto gemellare quello che nasce per secondo è quello che è stato concepito per primo perché si attacca più in alto nell'utero e quindi esce per secondo. Ma quindi è il vero primogenito. E Yahweh lo sapeva. Cioè era a conoscenza di queste cose qui. Anche perché questi due sono nati a seguito di un intervento. Allora un Gabriele incontra Maria e lei rimane incinta. Quando Gabriele incontra Maria le dice caire che carito mene. Gioisci, salve, piena di grazia. E noi pensiamo alla grazia. In realtà il verbo greco indica il rendersi belli fisicamente. Carito, e questo è il medio passivo del verbo carito, che significa proprio rendersi graziosi fisicamente. Quindi gioisci tu che ti sei fatta bella, perché abbiamo, questa cosa l'aggiungo io, non c'è perché dobbiamo essere tranquilli. Quindi caire che carito mene, è scritto, adesso vi aggiungo, perché abbiamo scelto te per fare quello che dovevamo fare. Giovanni Battista predica, e sapete, predicava e battezzava. Ora Gesù Cristo, sapete, non ha mai battezzato nessuno, perché non c'era assolutamente bisogno di battezzare nessuno, che se ci fosse stato bisogno in 3 anni qualcuno l'avrebbe pur battezzato. Era Giovanni Battista che faceva sottoporre a questo rito le persone che gli si presentavano. E si presentavano delle persone che venivano a, dice la traduzione, a confessare i loro peccati. In realtà questi qui erano ex omologumenoi, come dice, mettevano in pubblico i loro peccati e il verbo greco intende proprio con una certa enfasi. Siccome Giovanni Battista doveva preparare la via a lui e lui doveva liberare, nel concetto messianico giudaico, Israele dal giogo straniero, c'era bisogno di un esercito, cioè di gente disposta a combattere. E quindi Giovanni Battista stava reclutando dei combattenti e questi andavano a confessare ciò che avevano fatto in pubblico. Quindi io mi immagino la scena, tu... Io ne ho uccisi 3, vieni con noi, le tue colpe con noi non contano più. Tu, io ne ho uccisi 5, vieni con noi. Tu, io ho incendiato 2 case dei collaborazionisti, vieni con noi. Quindi questi andavano con enfasi a raccontare in pubblico le loro colpe e lui probabilmente stava reclutando un esercito di quelli che poi noi conosciamo col nome di zeloti, cioè che erano i partigiani antiromani, che erano chiamati zeloti, erano chiamati galilei, erano chiamati barionà, sono tutti termini con i quali si indicavano i partigiani antiromani, di cui vi ho detto all'inizio, quelli che, come ci racconta Giuseppe Flavio, uccidevano all'interno delle loro stesse famiglie quelli che non erano d'accordo con loro, non si facevano scrupoli. Dopodiché, quando anche Gesù predica e dice alla fine, quando arriverà il momento, lui sperava di riuscire a farlo arrivare lì, ma non c'è riuscito, gli è andata male, insomma, e lui diceva ci sarà poi una distinzione, no? Tra quelli che stanno con me e quelli no. Quelli che non stanno con me verranno gettati nel fuoco della Geenna o della Geenna, che viene sempre visto come una visione simbolica del fuoco dell'inferno. No, no. La Geenna o Geenna o Geinnon era un avvallamento fuori dalle mura di Gerusalemme dove il fuoco bruciava continuamente perché buttavano i rifiuti e li bruciavano. Era la discarica di Gerusalemme.
Quindi Gesù dice: quelli che non staranno con noi, li uccidiamo e li buttiamo lì. E quando Giovanni Battista dice: voi scribi e farisei, razza di vipere, praticate la metanoia, cioè il cambiamento di mentalità, perché la scura è già ai vostri piedi. Cioè, se non vi sporcate le mani con noi, noi vi ammazziamo. Quindi se Gesù è figlio di un Gabriele, e se per caso ha ragione, siamo sempre nell'ambito del fare finta, sempre nell'ambito del fare finta, quindi possiamo prendere tutto quello che dico e buttarlo nella spazzatura, sia ben chiaro, sia ben chiaro. Se ha ragione Jean Danielou, ripeto, cardinale, accademico di Francia, docente di teologia, che nei suoi lunghissimi studi dedicati alla figura di Gabriele dice che lo Spirito Santo non è altro che la trasposizione in chiave cristiana del Gabriele antico testamentario, e il Gabriele antico testamentario è un individuo in carne ed ossa, allora quando si dice che Maria è stata coperta dallo Spirito Santo, Maria è stata coperta da Gabriele, cioè da uno che esercitava il potere per conto di un El. Quando, sapete, Gesù vive la trasfigurazione, che arriva questa luce dal cielo, lui cambia aspetto e a lui si presentano Elia e Mosè. Allora, Elia nell'Antico Testamento è uno dei personaggi non morti, cioè Elia se ne va su un ruach degli Elohim, e per andarsene su un ruach degli Elohim deve andare in un posto preciso dove questi ruach partivano, e per andarci cammina per un bel po' di giorni. Mosè, c'è una storia bellissima che ci viene raccontata da Giuseppe Flavio, storico giudeo romano. Mosè, sapete che nessuno l'ha visto morire. Cioè Mosè a un certo punto, quando si arriva all'inizio della conquista, diciamo così, della terra promessa, dice: io non ci posso entrare, e con i suoi due fedelissimi va a morire nelle valli di Moab. Però nessuno l'ha visto morire. Giuseppe Flavio ci dice che quando Mosè va nelle valli di Moab assieme ad Eleazaro e Giosuè, arriva una nube e se lo porta via. Ora, nube è il termine, uno dei termini con i quali nell'Antico Testamento si parla degli oggetti su cui si muovevano quelli lì. E Giuseppe Flavio dice, scrive questa, nelle antichità giudaiche, leggetelo, scrive questa cosa bellissima. Mosè fu portato via da una nube e fu costretto a dire, che era, a scrivere che era morto, perché nessuno potesse dire che se ne era andato con le divinità. È o non è stupenda questa roba qui? E chi è che si presenta a Gesù nella trasfigurazione? Due che non sono mai morti, ma che se ne sono andati con le divinità. Elia e Mosè, tutti e due. Curiosa, no, questa roba qui? Basta metterla assieme e fare i ragionamenti, ma neanche ragionamenti, basta metterla assieme. Neanche ragionamenti da mentecatto, basta metterle assieme. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che farebbero pensare che se per caso è vero ciò che c'è scritto, ne viene fuori un quadro che è diverso. Perché se è vero ciò che c'è scritto, il quadro che ci viene raccontato, oltretutto, non ha nessuna attinenza con quello che c'è scritto. Questo è evidente, è evidente. Non ha nessuna attinenza, perché di Dio, del Dio buono nell'Antico Testamento non si parla mai. Vi ho letto, no? Amate il prossimo, ama il tuo prossimo come te stesso, ma i salmi, che sono considerati preghiere stupende, inni a Dio, eccetera, per esempio i salmi qui vengono molto spesso citati, per esempio adesso è molto, cioè insomma sta girando tantissimo la misericordia di Dio, no? La misericordia di Dio. Papa la pronuncia, insomma, una volta sì e l'altra anche. E per esempio nel Salmo 136 c'è scritta più di 20 volte, perché eterno il suo amore, eterno il suo amore, eterno il suo amore. E questo viene citato costantemente. Però leggiamolo tutto, cioè non tutto il Salmo. Perché egli colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, perché eterno il suo amore. Fece uscire Israele di mezzo a loro, perché eterno il suo amore. Travolse il faraone e il suo esercito nel mare, perché è eterno il suo amore. Uccise re potenti, perché è eterno il suo amore. Diede la loro terra in eredità, perché è eterno il suo amore. In eredità Israele, suo servo, perché è eterno il suo amore. Cioè l'amore di Dio è eterno,
perché uccide i nemici di Israele, gli toglie le terre e le dà ad Israele. L'amore di Dio è eterno perché ha ucciso, sterminato i primogeniti d'Egitto. Che colpa avevano questi primogeniti? Che colpa avevano? Oppure, non lo so, diciamo qui, figlia di Babilonia, beato chi ti ricambierà quanto tu hai fatto noi, beato chi prenderà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la roccia. Beato. Salmo 18, questo l'avete sentito sicuramente. Ti amo, Signore, mia forza, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mia rupe in cui mi rifugio, mia scudo, mia potente salvezza, mio baluardo. Questo in chiesa, nelle funzioni, viene ripetuto. E siamo sempre nel Salmo 18, eh? È lo stesso Salmo, comincia qui e finisce lì. Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti e non sono tornato senza averli annientati. Li ho abbattuti e non hanno potuto rialzarsi, sono caduti sotto i miei piedi. Tu mi hai cinto di forza per la battaglia, hai piegato sotto di me i miei avversari, hai fatto voltare le spalle ai miei nemici davanti a me. Gli stranieri si inchinano davanti a me, cadono esausti. Sia esaltato il Dio che mi ha accordato la vendetta e sotto di me ha giogato i popoli. Cioè i salmi sono questa roba qui. Sono inni nei quali quel popolo inneggia il suo comandante e inneggia il suo comandante quando li aiuta a vincere contro il nemico. Ma sono tutti così. No, tutti così, nel senso ci sono, i salmi hanno tutti questo contenuto. È una famiglia, la famiglia degli israeliti, che si rivolge al suo comandante. E si rivolge al suo comandante dicendogli grazie che ci aiuti ad ammazzare gli altri. E questo nella Bibbia è continuo. E sono coerenti, eh? Cioè i salmi sono coerenti con la Bibbia, non è che sono una cosa... Non sono più coerenti quando li si vuol far diventare preghiere, come li conosciamo noi, no? Perché non lo sono. Non riguardano l'umanità, riguardano quel popolo, riguardano quella famiglia, riguardano quella gente. Domande? No, 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 non ha capito male, nel senso che la Bibbia... Ah, va bene, sì. Non è nel senso che la Bibbia alle volte appunto ha fatto per tutte le redazioni, le redazioni a cui è stata sottoposta, ci sono diverse confusioni. Quindi Yahweh viene messo anche, nel prosieguo del racconto viene messo anche all'inizio, quando in realtà non c'era, perché se prendiamo i testi di Qumran, quando per esempio Abramo va a giurare di fronte a Melchizedek, eccetera, nella Bibbia dei Masoreti c'è Yahweh, nei testi di Qumran Yahweh non è neanche nominato, perché non faceva parte di quello. Quindi in realtà sono i sacerdoti e nelle varie redazioni successive che man mano tentavano di aggiungerlo. Per quanto riguarda i due ladroni, sì, questo si ricollega a quello che dicevo prima. Prendiamo il Vangelo di Luca 23, uh, 32. Allora, quando viene condotto al Calvario, qui c'è scritto, insieme a lui venivano condotti a morte anche due delinquenti. Il termine greco indica noi per delinquenti intendiamo i ladruncoli, eccetera, invece lì intendi i partigiani, cioè i combattenti antiromani. E venivano condotti anche due delinquenti. Facciamo l'esempio: quando viaggio in macchina mi fermo un autogrill a prendere un caffè, e quella volta c'erano in coda con me anche due autisti di pullman. Non vuol dire niente. Se invece io dico che c'erano con me altri due autisti di pullman, vuol dire che io sono un autista di pullman. Dico bene? Ecco, in greco, lì dove c'è scritto venivano condotti anche due delinquenti, in greco c'è scritto questo. Chi è che ha studiato il greco? Non interrogo, ma... Bravo, eteroi duo kakurgoi, che vuol dire
altri due malfattori, non anche altri. Non anche altri, quindi come lui. E poi quando Giuda si fa dare a tutta la gente per andarlo a catturare e lo bacia proprio per identificarlo, come dicevamo prima, i romani danno a Giuda una speiran, che è una coorte, cioè la decima parte di una legione, cioè 600 soldati armati fino ai denti, per andare a prendere Gesù con i suoi 12, che erano notoriamente dei figli dei fiori, che dicevano: vogliamo bene a tutti, se vi danno uno schiaffo di qui fatevelo dare anche di là. Mandano 600 soldati a prenderlo. C'è qualcosa che non quadra. Altri due malfattori, 600 soldati per essere sicuri di catturarlo, Giovanni Battista che forse gli procurava appunto un primo esercito. Forse anche quella storia lì va un pochettino rivista, perché in quel senso avrebbe coerenza con la figura messianica giudaica, cioè con il Messia che gli ebrei aspettavano, che era sempre comunque un Messia combattente. Tant'è che poi lui non l'hanno riconosciuto perché poi non l'ha fatto. Anche perché il Messia non poteva perdere, il Messia poteva soltanto vincere. Però al suo tempo, nei tempi prima e ancora per un secolo e mezzo dopo, sono arrivati altri messia come Shimon Bar Kokhba, eccetera, però anche quelli sono stati tutti sconfitti dai romani, ma erano tutti messia combattenti. È la figura del Cristo così come la conosciamo noi che è stata elaborata dal cristianesimo, pescando a piene mani dai culti allora diffusi e pescando a piene mani soprattutto dal pensiero platonico e neoplatonico, che è quello che ha garantito la possibilità di creare questa figura del figlio di Dio così come viene presentata a noi, e perché senza il pensiero platonico e neoplatonico quella figura non esisterebbe. Peraltro in ambito giudaico sarebbe una bestemmia incredibile dire che uno era figlio di Dio in quel senso lì, cioè in questo senso così di filiazione spirituale eccetera, perché quelli che vengono chiamati così sono quelli a cui veniva affidata una missione speciale, ma indipendentemente da, quindi, ma nessuno di quelli era divino, invece di lui si è fatto un Dio, la seconda persona della Trinità, eccetera. Quindi già solo nel pensiero giudaico questa roba qui sarebbe assolutamente inaccettabile. E quindi se mettiamo assieme tutte le varie cose, diciamo che il discorso assume ovviamente tutto un altro significato, che però è coerente con il discorso biblico antico testamentario. Quindi lui sarebbe uno dei tanti interventi, e peraltro questa roba qui nei primi secoli dopo Cristo era pure diffusa. Celso era un polemista anticristiano, Celso che scrive nel secondo secolo dopo Cristo, nel suo libro Il discorso vero, dice: tralasciamo tutti i punti in cui si potrebbe confutare quello che loro chiamano il loro maestro, cioè Gesù, e consideriamolo pure un autentico messaggero. Ora, è stato lui il primo e l'unico a venire qua giù, o ne sono venuti in precedenza anche altri? Se i cristiani intendono affermare che è l'unico, lì si può cogliere in flagrante menzogna, perché essi affermano che ne sono venuti spesso anche altri, persino in numero di 60 o 70 alla volta. Quindi Celso ci dice che nel secondo secolo dopo Cristo i cristiani dicevano che come lui ne erano venuti un sacco, anche a gruppi. E uno dice: vabbè, questo qui è Celso che è un polemista antiromano, che cosa, anticristiano. Che cosa dice il suo coetaneo, Giustino Martire, santo e padre della Chiesa? Giustino Martire è un apologeta, lui scriveva nei suoi due libri l'Apologie, scriveva all'imperatore Antonino Pio dicendo: ma perché ve la prendete tanto con noi cristiani? E per chiedere appunto questo diceva: ma il nostro, quello del quale crediamo, è uguale ai vostri. Ma voi sapete infatti di quanti figli di Zeus parlano
gli scrittori onorati da voi, Ermete, Asclepio, Dioniso. Ma se poi qualcuno ci rimproverasse il fatto che egli fu crocifisso, ma anche questo è comune ai figli di Zeus annoverati prima. Se poi diciamo che è stato generato da una giovane fanciulla, ma anche questo sia per voi un elemento comune con Perseo. Cioè lui dice, ma perché ve la prendete con noi che adoriamo uno che è esattamente uguale ai vostri? Giustino Martire, padre della Chiesa, santo. Dice, non c'è nessuna differenza tra il nostro e i vostri. Infatti è così. Capite? Prego. Volevo chiederti, ma il Dio di cui parla nel Vecchio Testamento è lo stesso di cui parla nel Nuovo? Quali differenze ci sono, se ci sono, a livello proprio di traduzione? Questa è una bella domanda. Allora, Gesù dice il Padre, ma... Allora, secondo la dottrina, il Dio dell'Antico Testamento è il Dio Padre che ha mandato Gesù Cristo. Ora, se Yahweh per caso non è Dio, e abbiamo visto, affermato non da me, ma insomma dai teologi importanti, che il peccato originale non esiste, perché cosa è stato mandato Gesù? Perché Gesù si dice che è stato mandato dal Padre per liberare l'uomo dalle conseguenze del peccato, in particolare il peccato originale, che è quello che avrebbe portato alla morte sulla terra. Ma se il peccato originale non c'è e Yahweh non è Dio, Gesù, cioè cade il Gesù cristiano, rimane il Gesù ebreo, quello lì rimane, perché quello non c'entra niente, né con il Dio Padre direttamente, né con il peccato originale. Gesù, infatti lui dice, il Padre mai nessuno lo ha vista, lo ha visto, ma Yahweh l'ha visto un sacco di gente, quindi è probabile che Gesù non si riferisse a quello lì, ma si riferisse al suo mandante, perché lui lo dice, mai nessuno l'ha visto, ma Yahweh l'ha visto un sacco di gente, quindi non poteva riferirsi a lui. Ok? Buonasera. Allora, io volevo dire due cose, ma velocissime. Una è che secondo me la trattazione è onesta e interessante, però manca la parte, tra virgolette, spirituale. Cioè quella sì, no, non ce l'ho proprio. No, infatti, cioè, questo però è un limite. Però io sono privo di spiritualità. Vabbè, se lo dice lei va bene. No, la domanda era, ma a me piace anche l'impostazione che ha dato, dicendo che certi termini non sappiamo bene cosa significano, allora sarebbe onesto metterli, lasciarli nella lingua originale. Esiste una traduzione, una semi-traduzione della Bibbia come lei la intende o ha in mente di farla? Ecco, questa era la domanda. Grazie. No. Nel senso che, per esempio, quei libri che vi facevo vedere prima avevano almeno il vantaggio che termini come Elohim, Yahweh, Elion non venivano tradotti. Almeno quelli rimanevano così com'era. Nelle Bibbie, normalmente, anche in quelle lineari, sono comunque condizionate al pensiero teologico, per cui quando traducono, traducono con Dio. Quindi non ci sono. Me l'hanno già chiesto, sì. Sì, sì. No, ok. Sì. Salve. Qua. Lei ha parlato, diciamo, di due fazioni alla fin fine. E ho visto che anche in altre conferenze ha menzionato anche attualmente questa cosa, che ci sono un paio di elementi in un determinato governo. Scusate un attimo, puoi alzare la mano? Ah, ok, grazie. Perché vedevo Nicola che indicava lì, stavo cercando lì. No, ok. E niente, in sintesi, attualmente qual è la situazione secondo lei? Cioè come si è evoluta questa questione? Perché adesso siamo nel 2017, insomma, è passato un po' di tempo. Allora, ovviamente non posso sapere come stiano le cose. Diciamo che se un giorno si scoprisse che questi qui sono qui e stanno governando tutto, combattendosi tra di loro, non mi stupirò. Cioè dirò sì. Tutto quello che vedo è coerente con quella roba lì, sì, esatto. Perché cioè, noi continuiamo a essere considerati come all'inizio, come degli animali da tenere in mandrie. Non c'è niente da fare, cioè noi dall'inizio siamo stati considerati degli animali particolarmente più intelligenti, eccetera, però comunque sempre animali da allevare, a cui dedicarsi e da ammaestrare. C'è il professor Westcott dell'Università dell'Iowa, se non sbaglio, antropologo, e lui dice proprio che l'umanità ha caratteristiche tipiche che condivide con le specie animali ammaestrate, proprio tipiche.
E siccome nessuna specie si ammaestra da sola, bisogna chiedersi chi è che ci ha ammaestrati, ma d'altra parte l'ammaestramento per noi comincia da subito. Supponiamo di vivere a Cipro, c'è la metà greca e la metà turca, quindi io sono un feto che è dentro un bellissimo e dolce pancione che sta andando verso il confine e un metro prima del confine io decido di uscire. Mi viene messo un cartellino giallo alle orecchie con su scritto: tu sei greco, hai questa lingua, questa storia, questi usi, questi costumi, questi valori, questa religione. Per questi devi essere disposto a combattere. Invece io feto, lascio che quel pancione faccia un metro in più, cioè supera di 50 centimetri il confine, mi viene messo un altro cartellino dove si dice: tu sei turco, hai questa storia, hai questi valori, hai questi usi, hai questa lingua e hai questa religione. Io sono sempre io. Il mio DNA è sempre uguale. Immediatamente vengo inserito in una mandria e ammaestrato a vivere in quella mandria. È perfetto. Sì, buonasera professore. Buonasera. Recentemente ho letto un libro che a me è piaciuto moltissimo, probabilmente l'avrà letto anche lei, Il Regno di Emmanuel Carrer, il quale sulla base appunto dei dati testuali del Nuovo Testamento, neanche in confronto con il Vecchio Testamento, ravvisa molte contraddizioni e antinomie che insomma lo portano a dubitare della divinità di Gesù e quindi a dubitare del fatto che Gesù sia il Cristo. Mi sembra però che lei vada oltre, mi corregga se sbaglio, nel senso che in un paio di occasioni mi è sembrato che abbia posto in dubbio addirittura l'esistenza del Gesù storico, sì. Di quello che, anche secondo gli stessi ebrei, che pure non hanno in simpatia diciamo questa figura, è un dovrebbe essere stato insomma un rabbi rivoluzionario, peggio per loro magari un sì. Falso profeta. Ho capito male? O no, non ha capito male. E se è così, allora in base a quali dati testuali lei afferma che addirittura non solo Gesù non sia il Cristo, ma non sia neanche mai esistito? No, allora, grazie. Prego. La mia posizione precisa è questa. Io sono tra quelli che pensano che sia esistito. Anche se ho letto degli studi di carattere assolutamente storico che mettono in evidenza tutte le contraddizioni insanabili che porterebbero a pensare che non è neppure possibile che sia esistito con la storicità che ci viene raccontata. Però io sono tra quelli che pensano che sia esistito. Quello che dico è anche però: non chiedetemi le prove, perché io le prove della sua esistenza non ce l'ho. Quindi se volete qui faccio un atto di fede. Ma un atto di fede nel senso che penso che se non è neppure esistita quella figura, sarebbe difficile pensare che abbiano potuto costruirci sopra tutto questo. Quindi secondo me la figura del rabbi, predicatore, messianista, giudeo è esistita. Poi sopra si è caricata la figura cristica cristiana. Ok? Quindi quella lì no. Quella lì proprio la toglierei proprio dal campo. Invece sul fatto che sia esistito, io sono tra quelli che pensano che sia esistito. Se però lei vuol leggere qualcosa che arriva a negare, può leggere gli studi di Emilio Salsi e di Luigi Cascioli. Per parlare di due italiani. Ok? Scusi, nei Vangeli apocrifi non si riconosce quello di Maddalena e si dice che gli apostoli fossero gelosi perché sembrerebbe che Gesù baciasse Maddalena. Sì. Diciamo, quella, diciamo quella, che... Poi in realtà c'era poi comunque, se è esistito questo Gesù, una sì. Relazione o no? Diciamo che se era effettivamente un rabbi giudeo, non poteva non avere una compagna. Quindi la doveva avere per forza. Com'è? Sì, certo, certamente. Poi lì c'è l'interpretazione che dice che baciare voleva dire trasmettere i segreti, quindi loro erano gelosi perché lui trasmetteva i segreti, però questa è una interpretazione legittima, per carità, però bisogna sapere che è un'interpretazione, no? La lettera dice appunto che lui baciava Maddalena. Teniamo presente che quando la Maddalena gli fa la lavanda dei piedi, scioglie i capelli, si scioglie i capelli di fronte a lui. Ora, nel mondo, adesso non è più così,
nel mondo ebraico di allora una donna che si fosse sciolta i capelli di fronte ad un estraneo sarebbe stata lapidata sul posto. Perché per la cultura ebraica, soprattutto quella del passato, i capelli di una donna sono la sua nudità. E quindi lei li poteva sciogliere solo di fronte al marito, fratello o i figli. Quindi il fatto che lei li abbia sciolti di fronte a Gesù e li abbia addirittura, come dire, utilizzati per, sarebbe una prova in più per il fatto che lei fosse sua moglie. Ok? Cioè, comunque la sua compagna. Che sarebbe la cosa più naturale, tra l'altro, sarebbe, come dire, antistorico pensare che non ce l'avesse un rabbi, che non avesse moglie. Buonasera di nuovo. Una curiosità. Facciamo finta che sono ancora qui loro, che non sappiamo chi sono. Sì. Lei ha qualche indizio così da darci? No. Chiedo così. Nelle sue letture c'è qualcosa che spicca, che a uno come me potrei guardare uno in televisione o chi per esso e dire ma forse è uno di loro? C'è una virgola, non so, un tipo di occhio, orecchio, non lo so. Guarda. Le famose sei dita, per intendersi, nella famosa camminata. Ecco, c'ha un'idea, qualcosa. Grazie. Ho un amico farmacista che è andato in vacanza in India quest'estate e mi raccontava che la guida indù, ma parlando così tranquillamente, diceva ma noi per esempio se un qualche estraneo ci chiede l'ospitalità noi gliela diamo perché potrebbe essere uno dei Deva, cioè potrebbe essere uno di loro, talmente sono uguali a noi. Paolo nella lettera agli ebrei, capitolo 13, dice non dimenticate l'ospitalità, per mezzo di questa infatti alcuni, senza saperlo, hanno ospitato degli angeli, cioè qualcuno di loro. Talmente sono simili a noi, cioè nel senso che ci devono essere delle razze assolutamente simili a noi, talmente simili da essere inconfondibili. Poi nell'antichità si parla di, ovviamente, di razze diverse, con caratteristiche somatiche diverse, però in vari libri la Bibbia non fa accenni a questo, nel senso che la Bibbia fa una distinzione tra gli Elohim e i Nefilim. I Nefilim sono quelli che sono tradotti come i giganti. E ne fa una distinzione e pone sempre i Nefilim in netto contrasto con gli Elohim. Cioè come se fosse un altro gruppo, e difatti questi combattevano sempre nelle file avverse a quelle degli Elohim, o quantomeno a quella dell'Elohim di Israele. Nel libro etiopico di Enoch, che è un libro che i cristiani romani non devono credere vero, ma che invece per i cristiani copti è vero, cioè è canonico, c'è scritto che quando nasce Noè, suo padre Lamech lo vede la pelle bianchissima, gli occhi grandi e talmente chiari da sembrare lucenti, e vede la peluria rosso-bionda, e immediatamente dice ma questo qui non è figlio mio, questo qui è figlio di quelli là, e manda a chiedere spiegazioni, manda suo padre a chiedere spiegazioni, suo padre ritorna con le spiegazioni e gli dice insomma in sostanza di stare tranquillo perché attraverso Noè ristabiliscono la purezza, ma la purezza genetica ovviamente, perché loro di purezza morale basta leggere la Bibbia per capire che non ce n'era, e quindi questo farebbe pensare ad un fenotipo albino, almeno per un gruppo di loro, cioè pelle bianchissima, occhi molto chiari e peluria rosso-bionda. Esatto, quelli che noi chiamiamo i nordici, insomma. Ok? Sì, Mauro, ho una domanda da questo signore, che è il signore che prima ti ha omaggiato. Grazie, grazie molte, dono graditissimo. Prego, prego, sono contento che le piaccia. Una domanda che riguarda i nostri amici sumeri, mi sposto un secondo. Anu era il capo supremo, giusto? Sì. Enlil ed Enki, i due figli. Sì. Enlil è ragionevole supporre che fosse il creatore, diciamo così, dell'umanità, e in che modo potrebbero essere associabili questi due figli
alle mitologie norrene, greche o alla mitologia, se possiamo chiamarla così, cristiana? Allora, intanto una prima assimilazione che è evidentissima è questa, che il grande capo degli Anunna o Anunnaki sumeri, che viene definito Anu, cioè quello dell'alto, quello che sta sopra, nella Bibbia viene definito Elion, che ha esattamente lo stesso significato, quello che sta sopra. Quindi c'è già soltanto da questo punto di vista una correlazione linguistica precisa. Se noi vogliamo tentare, quindi mi sta tirando, si fa per dire, per i capelli in una situazione, possiamo dire che Enlil potrebbe indicare il comandante del Gan Eden ed Enki colui da cui, se non lui personalmente, da cui è partito lo scherzetto che hanno giocato ad Eva. Nel senso che Enki era quello che amava di più questa umanità costruita così, ne aveva più rispetto, mentre per Enlil erano soltanto dei lavoratori che quando si rompevano erano da buttare via, non gliene fregava niente, invece Enki ci teneva di più. Quindi per assurdo la figura del serpente, che poi è stata fatta diventare il prototipo del male, in realtà sarebbe biblicamente la figura di colui che ci teneva di più a questa umanità e che ha fatto in modo di darle la possibilità di riprodursi per conto suo, adesso lì sto parlando del racconto biblico ovviamente, gli ha dato tutta una serie di conoscenze, pensiamo anche a quelli dopo, i cosiddetti ribelli, che hanno, per esempio hanno insegnato alle donne a truccarsi, a rendersi belle, eccetera, l'hanno fatto 200 di loro che si sono ribellati e che sono riconducibili alla fazione Enkita, diciamo così. Ok? Poi il discorso relativo ad altri, noi abbiamo per esempio il concetto della Trinità, oppure il concetto della Trimurti, che rappresenterebbe proprio il vertice di questo comando, cioè il signore dell'impero con i suoi due figli. Poi ogni civiltà, ogni cultura l'ha rielaborato a modo suo. Ok? Ma a capo di tutti erano in tre, dove Anu era il capo indiscusso, Enlil era leggermente superiore ad Enki, però erano in tre che comunque hanno... Dopodiché di discendere, prima l'amico diceva Yahweh potrebbe essere abbinato a Dishkur, eccetera, di discendere e arrivare a fare tutti gli abbinamenti, diciamo, se già prima si lavora di fantasia, lì veramente si viaggia tantissimo, allora... Ok? Prego. Buonasera. 20 minuti fa più o meno parlava della linea di sangue pura Caino-Abele e l'ha ripetuto adesso in relazione ad un altro episodio. Con linea di sangue pura a me viene in mente razza ariana, razza pura. C'è qualche parallelismo, soprattutto con la recente storia, visto che qui parliamo di storia millenaria, ma recente storia di qualche... decennio fa. Esatto, qualche decennio fa. So bene a cosa si riferisce. Sì, parliamo di Hitler e quant'altro. Sì, sì, esatto, esatto. Le relazioni ci sono, ci sono. Tant'è che anche quest'ultima parte della storia andrà riscritta. Attenzione, non sono tra i negazionisti, no? Tra quelli che dicono la Shoah non c'è stata. Sono tra coloro che dicono bisognerebbe capirne bene l'origine. Le spiego perché. La Shoah ha sterminato 6 milioni di ebrei. Nel 1915 il quotidiano americano The Sun scriveva: 6 milioni di ebrei in Russia sono perseguitati, cacciati, umiliati, fatti morire. Il New York Times del 1918 scrive: 6 milioni di ebrei in Est Europa hanno bisogno di aiuto. Il New York Times nel settembre del 1919 scrive: 6 milioni di ebrei in Ucraina e in Polonia hanno ricevuto la notizia che stanno per essere completamente sterminati. Atlanta Constitution 1920
raccolti $50,000 per salvare la vita di 6 milioni di ebrei in Europa. New York Times, maggio 1920, $100,000 di contributo per 6 milioni di ebrei che muoiono di fame e malattie. New York Times, 1921, all'America si chiede di salvare 6 milioni di ebrei che sono di fronte al massacro in Russia. Sempre 6 milioni di ebrei. La Shoah stermina, il nazismo stermina 6 milioni di ebrei. Qui le ho letto soltanto una parte, in uno dei miei lavori ho riportato anche indicazioni precedenti, perché alla fine dell'Ottocento riviste giudaiche americane già scrivevano che 6 milioni di ebrei sarebbero morti in Europa. Com'è che 50 anni prima del nazismo già si sapeva che 6 milioni di ebrei comunque sarebbero morti? La domanda è eufemistica, già si sapeva. Chi lo aveva deciso quando Hitler succhiava il latte? Perché quando scrivevano questo, prima c'era in Russia l'impero, lo zar, poi c'è stata l'Unione Sovietica, poi intanto in Europa è arrivato il nazismo. È un po' come se l'importante era che 6 milioni di ebrei morissero, poi che a sterminarli fosse l'impero dello zar, fosse l'Unione Sovietica, poi è andato bene che l'ha fatto il nazismo. Ma quanti popoli rimangono con un numero invariato per 60 anni? Cosa vuol dire? Per 60 anni sempre 6 milioni che devono morire? Ma se nel 1918, 20, 21 si diceva stanno morendo, e poi si arriva al 1945 per dire li hanno uccisi 6 milioni in questi ultimi due anni. C'è qualcosa che non quadra in questa storia, qualcosa di poco chiaro. Cioè, se io fossi un ebreo vorrei chiarezza. Cioè vorrei sapere chi a fine 800 aveva già stabilito che 6 milioni di ebrei dovevano morire. No? E vorrei fare un'altra domanda. Vorrei sapere, i lemuriani, lei in che posizione li mette? Nessuna posizione, perché non ne so nulla. Cioè, sì, so quel che si dice, si legge, ma non... Diciamo questo, che ci sono tutte... Scusatemi, siedo un attimo perché... Stiamo per finire comunque, questa è la penultima domanda. Se sulla Terra c'è stata una successione di civiltà, una dopo l'altra, che poi ciclicamente sono scomparse o sono state distrutte, eccetera, questa è una cosa che, come dire, ci può stare benissimo, quindi con civiltà antecedenti, eccetera. E dopodiché, quindi, si potrebbe dire che gli Elohim sono il risultato, sono ciò che è rimasto di quelle antiche civiltà, oppure si può dire che gli Elohim, in realtà, se appunto, come ci racconta Sicina, hanno cominciato, e come è probabile pensare, circa 300.000 anni fa, come dice anche la genetica, che colloca la Eva mitocondriale a 250.000 anni fa, quindi in quel momento sarebbero iniziati gli esperimenti per produrre il Sapiens, magari gli Elohim sono comunque a monte di tutte queste altre civiltà. Mi spiego? Però sono cose di cui veramente non sappiamo nulla, si leggono un sacco di cose come se fossero delle certezze, ma sono certezze che non abbiamo assolutamente, perché quando noi facciamo delle illazioni su delle civiltà che non hanno lasciato nulla di scritto, cioè veramente raccontiamo soltanto le idee nostre. Già è difficile capire bene le civiltà che comunque hanno lasciato qualcosa di scritto, pensiamo a quelle che non ci hanno lasciato nulla. Noi vediamo magari un pezzo, una cosa, e di lì cominciamo a elaborare, ma elaboriamo su idee nostre, eccetera. Quindi ci sta tutto, quindi ci sta benissimo che ci siano state delle altre civiltà antecedenti a questa, e però bisognerebbe poi vedere se a monte, cioè, quindi l'importante, al di là del numero delle civiltà, l'importante per me, no, chiedo scusa, insomma, la parte affascinante per me è capire come si è fabbricato l'uomo, perché poi al di là di questo, se ci sono state altre civiltà e se queste altre civiltà erano sempre comunque sotto il controllo di quelli lì, voglio dire, sono soltanto dei cicli, ma sono dei cicli che si ripetono, come ci dicono tra l'altro gran parte delle storie degli antichi, che noi siamo dentro una storia circolare, e se è circolare è più o meno sempre simile a se stessa, cioè il tutto si ripete, si ricomincia da zero per poi ritornare a,
E quindi diciamo che per me la parte affascinante è quella potenzialmente iniziale, dico potenzialmente perché... Mauro, siamo qui con l'ultima domanda, ti ringraziamo dello sforzo che stai facendo. Sì, la ringrazio perché è stata l'occasione, io sono un abitué di Verona e la seconda volta che lo registro, poi ringrazio gli organizzatori che gratuitamente ci hanno permesso una giornata del genere, cosa dire, in questi momenti che si deve pagare tutto, ecco. Cioè, voglio dire, proprio è sorprendente. Beh, io parlo sempre gratis. Sì, no, la ringrazio. Sì, non abbiamo tantissimo tempo, comunque ecco, son breve. Lei ha aperto un discorso un attimo fa su questo termine, poi che è stato cambiato, non voglio poi la risposta, perché la seconda, la domanda è molto breve. E tra Olocausto e Shoah, e già qua ci sarebbe da aprire un discorso enorme. Infatti non vogliono che si dica Olocausto. Sì, sì, bene. E io volevo soffermarmi sempre riprendendo Daniel Ho, questo grande studioso del cristianesimo dei primi secoli, perché è lì dove ci sono dei problemi. E le ricordo che lei conosce, io ho avuto un amico che si chiamava Jacomin e ha scritto Le porte della salvezza, queste porte di Giano che non sono altro che i pavimenti musivi del primo secolo, quelli di Aquileia, però attorno al campanile. Che lì c'è un cristianesimo completamente fuori, atipico, dove c'è un'anima e antianima che fa i 7 cieli planetari. E lui interpreta in maniera attraverso la Epistisofia. Ecco, volevo saperle, lei di questo cristianesimo dei primi secoli, che forse non aveva neanche i Vangeli come noi li conosciamo, cosa ci può dire? Perché ha citato Era un cristianesimo sapienziale, tipicamente sapienziale, noi potremmo anche definirlo gnostico, ovviamente, che andava ben oltre nella chiave di lettura della figura del Cristo evangelico. Quindi cioè, va ancora oltre quello che è, per esempio, ciò che dice il Vangelo di Giovanni, che già di per sé è un Vangelo gnostico, che è un Vangelo che hanno inserito perché era l'unico nel quale si presenta la figura nell'aspetto della figliolanza divina così come doveva essere venduta. Quel tipo di cristianesimo lì va ancora molto oltre nella sua visione mistica. Come lei ha capito, io rimango molto con i piedi per terra e quindi rimango a ciò che c'è scritto nei testi, consapevole del fatto che non ne sappiamo nulla, ma facendo finta che sia vero ciò che c'è scritto perché non ho altro strumento. Quindi quello richiederebbe veramente una conferenza a parte su quel discorso lì. Grazie infinite. Mauro, il nostro tempo è scaduto. Grazie. Grazie, grazie a tutti, veramente. Grazie Mauro perché vorrei chiedere fatto veramente uno sforzo. Hai due parole da dire? No, prego, vai Nicola, vai. No, mi dispiace che Mauro è un po' sofferente ovviamente e ha dato tutto il possibile. Grazie ancora, veramente di cuore. Grazie. Grazie infinite Mauro anche da parte mia. Grazie a tutto il pubblico, avremo modo di vederci in una prossima occasione non troppo lontana nel tempo. Grazie.